Sentire di fare questo prima cosa perché ho avuto proprio purtroppo la brutta esperienza del Covid e poi ho scelto proprio loro perché parte tutto da lì, parte dalla tenda, dal drive-in e quindi sono loro le prime persone che, a cui noi ci rivolgiamo per purtroppo questo problema. Abbiamo deciso, diciamo, di regalare quello che ci riesce a fare meglio, cioè cucinare. L'abbiamo deciso di fare sotto questo periodo, che comunque è il periodo del Natale, il periodo per eccellenza per i regali. Purtroppo non sarà possibile usufruirne da subito, però diciamo può essere un modo per guardare il futuro in maniera un po' più positiva questa situazione. Io mi associo alle parole che ha detto Gabriella, e essendo io un'infermiera USCA, cioè un'infermiera di unità speciale di continuità assistenziale, so benissimo cosa vuol dire avere il Covid e tutte le problematiche che insorgono nelle famiglie che purtroppo toccate da questa situazione. Ed è per questo che ringrazio tantissimo il Mattarello di questo regalo, proprio anche per la fiducia che ci ha dato per il lavoro che stiamo facendo. Grazie, grazie di cuore. Siamo veramente molto contenti di accettare questa manifestazione, diciamo, anche di riconoscimento e di fiducia nei nostri confronti. Per noi è stato veramente un gesto molto, molto apprezzato. Penso che la vicinanza con le persone che hanno vissuto questa esperienza così, così dura sia fondamentale per poter superare la malattia. Quindi, ecco, noi veramente vi siamo riconoscenti e accettiamo questo omaggio molto, molto volentieri.